Presidente Fabio Lavalle, oggi presentazione in pompa magna, come d'altra parte tutte le presentazioni del Città di Chieti, che quest'anno si allarga ulteriormente a livello dirigenziale, ma non solo. Sì, diciamo, è stata anche quest'anno una veramente una bellissima cerimonia, un bellissimo momento per condividere con tutte le famiglie, con tutti gli atleti, con tutti gli addetti ai lavori, con voi della stampa, condividere un attimino un momento di aggregazione, ma soprattutto per dare simbolicamente il via ad una nuova stagione impegnativa che ci vedrà impegnati su tantissimi campi, sia di calcio che quelli meno grandi di futsal. Quindi speriamo veramente bene, speriamo che appunto con l'entusiasmo, con la carica che oggi abbiamo ricevuto da questa affluenza, sia di buon auspicio e ci dia veramente la forza per poter ripeterci con risultati lusinghieri anche in questa stagione. Oltre agli insegnamenti per lo spirito di Monsignor Bruno Forte, presenza costante delle vostre presentazioni qui al Teatro Marruccino, oltre ai saluti istituzionali, anche la presenza di istituzioni di credito, ma anche di altre squadre, il Chieti, mi sembra l'Aquila, avete cercato anche di cominciare ad instaurare delle collaborazioni che vanno al di là del Città di Chieti. Sì, assolutamente, siamo rimasti molto sorpresi dalla disponibilità, ma anche dal calore e dalla voglia di altre realtà di far sentire la loro vicinanza in momenti particolari della nostra stagione, come può essere quella appunto della presentazione. Quindi io ringrazio veramente l'Aquila Calcio, come ringrazio il Chieti FC del nuovo presidente dottor Di Labbio e di Altair D'Arcangelo, il patron ideatore e maggiorazionista della Virgo. Quindi ringrazio veramente della loro presenza e del sostegno che non ci faranno mancare durante tutta la stagione. Quindi sono veramente contentissimo, perché significa che stiamo seminando bene e stiamo producendo un lavoro che viene accolto con favore anche dall'esterno e anche, diciamo, scelto di condividere dall'esterno. Quindi sono veramente soddisfatto di questo. Anche perché a livello giovanile questa collaborazione conviene un po' a tutti, visto che voi paradossalmente siete qualche passo più avanti rispetto alle squadre che teoricamente dovrebbero essere più altolocate, ma sappiamo le vicissitudini che non hanno consentito loro di fare passi avanti. Esattamente, come dici tu Antonio, la sinergia è la parola maestra dei 10 anni della mia presidenza, quindi abbiamo cercato in tutte le maniere di creare sinergie. L'abbiamo creata nel futsal già da qualche tempo e l'abbiamo rinsaldata durante quest'estate con alcune società vicine come il Minerva e come le S Chieti e come il Ripatiatina. Quindi siamo aperti a questi dialoghi e nel calcio siamo riusciti ad avere la strizzatina d'occhio dalla squadra della nostra città, e quindi questo ci fa veramente inorgoglire e soprattutto ci permette anche di programmare una stagione giovanile per la prossima stagione con una società forte alle spalle e nello stesso tempo noi cimentarci in un progetto che osservavamo da lontano fino a qualche anno fa e che credo ci possa vedere co-protagonisti insieme alla squadra della nostra città. Quindi contentissimo anche di questo. L'esperienza vi ha consentito anche di commettere degli errori, e l'importante poi non rifarli, perché poi perseverare, come si dice, umano, perseverare è diabolico, scusami. Sì, assolutamente, noi dobbiamo far esperienza degli errori commessi in passato, quindi adesso cerchiamo sempre di ponderare ogni minimo passo, anche il più breve, ma lo dobbiamo ponderare affinché non ci troviamo poi con qualche leggerezza o con qualche situazione di difficoltà. Non deve essere assolutamente questo, quindi abbiamo fatto, come si dice, scuola degli errori, adesso siamo pronti a dar vita a progetti anche più grandi, sempre però con l'umiltà e con la concretezza, ecco. La presenza dell'amministrazione mi faceva ricollegare al discorso impiantistico, perché voi avete rigenerato anche il Sant'Anna, ad esempio, avete utilizzato al meglio il Palatricale, che sarà ancora la casa del calcio a 5, oltre a Bucchianico, credo. Sì, esattamente, sì. Noi, grazie a questa grande flotta di dirigenti e collaboratori,
riusciamo anche ad avere la gestione diretta delle strutture sportive. E ovviamente in questi momenti di difficoltà e ristrettezza economica nella quale versano le amministrazioni comunali, ben vengano queste società come la nostra, queste società virtuose che possono sostituirsi al pubblico per gestire delle realtà, degli impianti che hanno dei costi troppo esosi se gestiti dal pubblico, quando invece dal privato riescono un attimino a essere disciplinati un pochettino meglio. Quindi l'amministrazione ha trovato con noi delle spalle forti e noi ne siamo contenti e nello stesso tempo siamo disponibili a qualsiasi forma di collaborazione. Per concludere, Presidente, cosa si sente di promettere alla città di Chieti? Cosa si sente di promettere il città di Chieti alla città di Chieti? Beh, sicuramente cercheremo in ambito giovanile e di scuola calcio di ripercorrere tutte i risultati e le bellissime prestazioni e affermazioni di questi ultimi anni. Per quanto riguarda le prime squadre, a livello di calcio abbiamo allestito una squadra molto molto competitiva e proveremo a fare il salto di categoria, sempre nel massimo del rispetto degli avversari. E nel futsal ovviamente abbiamo fatto tesoro degli errori di programmazione della scorsa stagione, ma ovviamente era assolutamente ammissibile un errore. E quest'anno abbiamo cercato di creare un organico molto più competitivo, cercheremo di alzare l'asticella e vediamo quello che raccoglieremo. Sicuramente in cuor mio penso in grande. Stefano Di Renzo questa sera si è sdoppiato, anche triplicato, perché mentre realizziamo l'intervista ascoltiamo anche la canzone, diciamo il mogol del città di Chieti, perché l'inno del città di Chieti è stato scritto da lui e è stato il presentatore insieme a Mirko Melideo di questa serata ed è anche il direttore generale del città di Chieti, quindi un factotum. Sì, diciamo che ci diamo tutti da fare, cerchiamo di dare ognuno il nostro contributo, al meglio ognuno delle proprie possibilità. La famiglia si allarga, abbiamo visto. Il città di Chieti è in continua espansione, i numeri per fortuna crescono ogni anno, quelli della scuola calcio, dove le famiglie ci affidano sempre di più i bambini, riconoscendoci, dicevo dal palco prima, da un feedback diretto e indiretto, riconoscendoci sia serietà dell'ambiente, dell'organizzazione, anche una ottima organizzazione del servizio, diciamo così. E il settore giovanile cresce, l'anno scorso abbiamo avuto comunque delle buone soddisfazioni e poi per quanto riguarda la prima squadra, insomma, siamo in Serie B quest'anno con una squadra, un roster ancora più competitivo, vogliamo essere protagonisti in un nuovo girone diverso da quello dell'anno scorso, insomma speriamo di fare bene. Poi c'è tutta l'area calcio, anche lì molto ampia e anche quella sempre in grande crescita, abbiamo ad esempio lì due under 15 e due under 17, una provinciale e una regionale, questo perché abbiamo la fortuna di avere tantissimi tesserati. Non ne abbiamo parlato con il mister e probabilmente non lo faremo col presidente, però con te vogliamo parlare dei nuovi che compongono questo roster della prima squadra di calcio a 5. Sì, abbiamo aggiunto dei giocatori di grande qualità, di personalità, penso a Delloso, penso a Bonato, adesso sicuramente dimenticherò qualcuno con la stanchezza e l'emozione, insomma abbiamo allestito una squadra certamente competitiva con quelli che già c'erano l'anno scorso, giovani, e con alcune appunto pedine nuove importanti. Credo, ripeto, che la squadra sia molto competitiva. In più ci sarà spazio anche per giovani provenienti dal settore giovanile. Un campionato un po' diverso a livello di squadre, perché non ci sono più quelle del sud Italia come l'anno scorso, un po' di più le marchigiane, potrebbe essere teoricamente più congeniale per il vostro gioco? Ma diciamo che quello che cambia è il fattore ambientale, perché certamente determinati campi dove siamo stati lo scorso anno nel girone campano erano oggettivamente difficili, soprattutto per i tanti ragazzi giovani che compongono la nostra squadra.
qui andremo a giocare su dei campi che da questo punto di vista potrebbero essere più abbordabili, ma certamente dal punto di vista tecnico non sono più facili. Quindi comunque ci sarà bisogno di grande attenzione, di grande applicazione negli allenamenti. E poi, ripeto, io sono ottimista perché abbiamo un grande allenatore e credo degli ottimi giocatori. Andrea Del Grosso è il direttore sportivo del Città di Chieti, area calcio 11, perché da un po' di anni sappiamo che questa società si è sdoppiata ed è un importante punto di riferimento per il settore giovanile del calcio a 11 teatino. L'anno scorso la prima squadra ha regalato le soddisfazioni che voi avevate messo in preventivo, quest'anno avete chiesto le stesse soddisfazioni. Ecco, ti ringrazio per le belle parole. Sicuramente la soddisfazione dello scorso anno non è semplice poterla ottenere così solo sulla carta per questa nuova stagione. Sicuramente ci proviamo, sicuramente abbiamo allestito una squadra importante per cercare di competere al massimo con tutte le compagini di questo nuovo girone, perché noi andiamo ad affrontare un girone tutto nuovo oltre a una categoria nuova, perché la prima categoria sicuramente ha quel quid in più. Il girone del Teatino è sicuramente molto impegnativo e dove ci sono squadre che hanno avuto una militanza importante, vedasi Val di Sangro, vedasi Casolana ed altre a seguire. Quindi cercheremo di dire la nostra nel miglior modo possibile. Come diceva anche il capitano Santarelli, la rosa si è rinforzata quest'anno con elementi, abbiamo visto Di Nardo tra gli altri, che è la vostra punta di diamante, ma non solo. Sì, non è l'unico, perché al Di Nardo va aggiunto il Di Muzio lì davanti, va aggiunto il Cavallucci a centrocampo e sull'esterno, così come Simone Bianchi proveniente dall'Ovidiana, e altre pedine importanti come Brioschi al centro della difesa, Checchia e Maugeri al centrocampo. Insomma, abbiamo cercato di imbastire una squadra che possa permetterci di lottare fino a fine campionato. Il vostro campo sarà il Sant'Anna, giusto? Sì, ti confermo, il nostro campo è il Sant'Anna. Ecco, per non ultimo volevo dire anche la figura del portiere, che la ritengo una delle più importanti, dove è stato preso Manuel Carità, che ha un trascorso importante. A distanza di poche settimane ritroviamo Salvatore Vittorio, che nel frattempo ha sommato altre cariche a quelle che già aveva, oltre ad essere il punto di riferimento del futsal abruzzese, adesso è anche il numero 2 assoluto della LND Abruzzo, quindi anche il numero 2 del calcio a 11. E quale migliore occasione, visto che questa sera abbiamo assistito alla presentazione di una squadra che si occupa sia di calcio a 11 che di calcio a 5. Buonasera a tutti. Sì, questo è l'obiettivo del Comitato Regionale Abruzzo, riuscire a portare le nostre società a praticare ambedue le discipline, pienamente convinto che la disciplina del calcio a 5 propedeutica alla nostra crescita dei nostri ragazzi, soprattutto nell'attività di base, dia quel contributo importante di una crescita cognitiva, tecnica e tattica. Sottolineavi poco fa tu, e da poco ringrazio il presidente Concezio Memme e tutto il consiglio direttivo per avermi rivolto una fiducia importante. Sicuramente è un onore per me, ma sicuramente rappresenta un grande onere, perché devo saper parlare in maniera importante non solo la disciplina del calcio a 5, che la rappresento come responsabile regionale del calcio a 5, ma di tutto il movimento della Lega Nazionale Abruzzese. Mister Fabiano Di Muzio riconfermato, e non c'erano dubbi a riguardo, alla guida tecnica della prima squadra che quest'anno torna a disputare il campionato di Serie B1 con rinnovato entusiasmo dopo la bella salvezza dell'anno scorso. Sì, siamo di nuovo qui, si riparte, sinceramente non vedevo l'ora, siamo reduci dalla sofferta però bella, possiamo dire, stagione scorsa. Ripartiamo con rinnovate ambizioni, cercheremo di fare sicuramente qualcosa in più. La società a livello di mercato si è mossa bene, abbiamo puntellato l'organico in determinati ruoli dove eravamo carenti, e poi la cosa più importante è che tutti noi, a partire da me, la società, i ragazzi, abbiamo un anno in più di esperienza. Penso che faremo tesoro delle difficoltà dello scorso anno e ci faremo trovare pronti per
prenderci belle soddisfazioni quest'anno. Sarà un girone con squadre un po' diverse, però l'esperienza, come dicevi tu, c'è. Sì, diciamo che apparentemente potrebbe sembrare un girone più facile, almeno logisticamente, almeno a livello di ambienti. Però io il girone marchigiano l'ho fatto in diverse occasioni, in Serie B, in Serie A2. È un girone di squadre molto ben organizzate. Le Marche sono una regione florida, anche dal punto di vista economico investono tanto nel calcio a 5, basti vedere un po' le rose delle varie società, ci sono brasiliani, quindi ci aspetta sicuramente un compito non facile. Non dobbiamo assolutamente cullarci sul fatto che il girone, ripeto, è logistica, solo logisticamente è più semplice, però ci sarà da lottare anche quest'anno. Si comincerà già da sabato con la Coppa. Sì, sabato c'è la Coppa della Divisione, questo format un po' particolare riservato alle squadre Under 23. Noi lo scorso anno abbiamo ben figurato in Coppa della Divisione, abbiamo superato 4 turni arrivando ai 16esimi di finale, a testimonianza che il lavoro fatto dalla società e il puntare sui giovani ha dato i suoi frutti. E anche quest'anno abbiamo una discreta compagine per affrontare questo campionato, questa Coppa. Cerchiamo di andare più avanti possibile, la prendiamo anche come un banco di prova per preparare il campionato.